Ma cazzo, tra l'altro lui mi fa intimidare su Tyranida. Ci ho neanche pensato. C'è i close combat per killarmi. A switchare qui per te non ha senso. Protect. Oh no! Gengar. Direi che va bene così. Direi che qua se non mi sclicco è vinta. Perché Kartana Smart Strike l'hai tenuto per ultimo, per favore. Nice. E anche questo, ragazzi, è andato. Ora c'è Brendan, che è un po' più antipatico, secondo me. Buongiorno signori e benvenuti in questo nuovo video. Quella che vedrete quest'oggi sarà la mia miglior lotta in Hardcore Nuzlocke su Pokémon Radical Red, ma in generale penso di tutta la mia esperienza come Nuzlocker. E non è alla fine dei conti quella in cui ho più dominato, ma quella in cui ho preso più per i fondelli la CPU avversaria. Per chi di voi non sapesse che cos'è Pokémon Radical Red, beh, vi basti sapere che è una versione di Pokémon Rosso Fuoco modificata, aggiornata alle nuove generazioni e molto, molto più difficile. Tra le varie cose che Radical Red aggiunge ci sono anche delle battaglie in più, e una di queste è contro Brendan, esatto, il protagonista di Pokémon Smeraldo. Come la battaglia finirà lo vedrete voi stessi. Io vi avviso però che Pokémon Radical Red lo stiamo per finire, non si sa bene come, in Hardcore Nuzlocke su Twitch. Quest'oggi infatti alle ore 20 attaccheremo l'ultima stream del nono tentativo, e sarà l'ultima sia che questo vada bene sia che vada male. Per chi non sapesse che cos'è un Hardcore Nuzlocke vi lascio le regole in descrizione. Ad ogni modo è una challenge su Pokémon che rende il gioco sensibilmente più complesso. Attaccheremo la live alle 8, termineremo il plan per entrare alla Lega Pokémon, che è un delirio. Vi faccio vedere qui i team dei Super 4, e sì, ogni Super 4 ha due team e ne può scegliere uno randomico. Dobbiamo planarli tutti e due per essere pronti per lottare verso le 9:30-10, così sapete anche più o meno l'orario in cui collegarvi se volete invece assistere al succo dell'azione. Detto questo, vi ho già rubato abbastanza tempo, vi lascio al video. Per chi avesse poca familiarità con Radical Red, questo è il team di Brendan: Deoxys, Girachim, Landorus, Antail, Zapdos, Sceptile. Questo qua si fa Deoxys. Viaggerai la Sash. Oh no, fake out acquagetto. Lui non legge il mio acquagetto, quindi pensa di non tirare Extreme Speed. Due, questo qua si fa Landorus. Antail, bel Pokémon Antail, se ci pensate. Non viene nemmeno annichilito da Meganium. Che però in realtà Meganium potrebbe gestire Sceptile. Il che vuol dire che qui potremmo portare Primarina. Qui porti Zapdos di Galar. Ed è qui che secondo me serve la Scarf. Che poi in realtà giocheremo con Bolt Beak. Quindi saremo jolly. Forse possiamo anche evitarlo la Scarf in effetti. Bolt Beak lo Sdrumi. Lui di Choice Band si può lockare su quello che vuole. Tanto noi lo reggiamo. Giochiamo Static. Ovviamente. L'ultima volta ci è andata bene. Girachi, ricorderete, veniva turbo trombato, ma veramente turbo trombato, da Turtonator. Dobbiamo trovare un sostituto di Turtonator. Ci sarebbe Slowbro, ma entrare su Thunder Punch non mi convince. Io vado di Dove. Il discorso è questo: se io flincio, Zenedbat e Iron Head hanno, se non ricordo male, 20 e 20, giusto? Di flinciare. Iron Head ha 30, quindi ho un 60% di flinciare. Però lui mi fa massimo 24. Io gioco Leftovers e Protect. Con il recupero di Leftovers sono tranquillo. Tirerò due terremoto, no? Mega Slowbro non walla, ti dico perché. Che se io entro di Slowbro e lui, magari con Girachi, è entrato su Primarina, Floazzel o Wailord, arriva Thunder Punch. Donphan secondo me è molto meglio. O meglio, se muore Donphan. Oh no! Incineroar non va bene? Perché dovrei rischiarmi una par di Thunder Punch? Ragazzi, me lo spiegate? Mi spiegate perché dovrei rischiarmi una par di Thunder Punch quando con Donphan posso saccare tranquillamente? Li vedete i tre acqua che abbiamo? 1, 2, 3. Qua sono tutti i Thunder Punch che arrivano. Se io entro di un qualsiasi Pokémon, mi becco Thunder Punch e vengo parrato, sono in difficoltà. E fatemi entrare di Donphan. Tra l'altro, una volta che io gli ho tirato Terremoto, io risolvo la questione tirando gli Ice Shard. Lo riempio di Ice Shard Technician. Voglio vedere se questo qua non muore. Me ne bastano 4. E con una probabilità relativamente bassa che entri di Iron Head, secondo me Donphan è la colpa. Meganium io lo porto perché è davvero troppo safe su Sceptile. Cioè, Meganium contro Sceptile è impossibile che perda. Per killarmi con la Citrus dovrebbe prendere 5 hit di Ballet Seed e 3 crit dei singoli semi. E secondo me saremo comunque a roll. GG se fa 5 hit e 3 crit di Ballet Seed. Floazzel l'ho preso apposta per questa lotta qua, perché so quanto la gestisce bene Deoxys. Sì, ha Technician e Surgeon Strikes. Che forte Wailord, ragazzi. Porca troia, da segarsi. Un Pokémon incredibile. Zapdos, jolly, che tira Roost davanti a Zapdos di Galar. Direi che c'è. Bet!
Lo famo senza morti? Questa non è affatto scontata. Sappiate, mentre bettate, che mi riservo il diritto di saccare Pokémon. Tutti i Pokémon qui sono grandissimi Pokémon, ragazzi. Tutti i Pokémon qui sono fortissimi. Vai, Zapdos lo sappiamo. Meganium, diciamo che lo sapevamo, anche se è una scoperta di Radical Red. Primarina si sa che è forte, ma ha reso davvero tanto bene. È proprio una cattura bella da fare. Wailord lo prendi in late game, ma cazzo se è forte. Floazzle si sa. Donphan, grandissima scoperta di Radical Red, secondo me. Il fatto che abbia un Ice Shard su un tipo terra, così bulky in difesa fisica, contro i draghi ti aiuta veramente tantissimo. Ci siamo, signori. Non mi interessa. Oh, Brandon, ve la riassumo. Brandon è triste perché ha perso contro Archer e quindi si sta chiedendo perché sono così scarso. Sempre lui che si presenta con Deoxys. Che vi ricordo, abbiamo beccato Shiny una volta. Non che ciò cambi le cose, ma sono perplesso. Lui non dovrebbe tirare Extreme Speed. Se lo tira, comunque reggiamo un crit. L'ultima volta non l'ha tirato perché lui non legge le nostre priority. Vediamo se è vero. Nice. Ora lui dovrebbe entrare di Zapdos. Comunque flip turn. Crit. Porca troia, Floazzle. Questo è un danno di flip turn. Zapdos. Rimane parato da statico. Se rimane parato di statico lo annichiliamo, eh. Va bene, qua lui probabilmente switcha. Io tiro Roost. Non ci perdo niente. Nice. Chi entra? Certo. Avevate dubbi. Wailord, che bello che quando arriva Earth Power mi arriva probabilmente Rock Slide. Oh, coglione! Leggerà la kill? Non ne ho idea. Bouncy Bubble. Va bene, sì. Con cosa entri? Con Antail? Giraci, va bene. Ti becchi già un danno di Bouncy Bubble, che vuol dire che adesso a Donphan basta hitare un hit. Oh, è entrato Giraci. Tirerà mica Thunder Punch. Potrebbe tirare anche in realtà Zenedbat. Ma credo che gli convenga Thunder Punch. Ok. Interessante. Non posso curarmi di più con Protect, quindi devo accettare il fatto che mi ha tirato uno U-turn. Decisamente strano. Qua tirerà Shell Smash, probabilmente. Probabilmente lui ha switchato su Giraci perché vedeva la kill su Landorus. Ma comunque non se la sentiva safe su Wailord. E quindi ha fatto sta roba strana. Qua lui attacca perché non va a perdere il boost. Qua se critta mi fa 70, tipo. Moonblast GG. Bene, questo è morto. Primarina ha fatto il suo. Posto che sarebbe meglio non saccare gente perché la via vittoria è antipatica. Ma tipo, adesso per me Primarina è saccabile. Lando. Qua Earth Power probabilmente arriva. Va bene. Bouncy. Ok, switch. Di nuovo Giraci. Nice. Nice, nice, nice. Mi rifaccio. Mi rifaccio, signore e signori, la vita. E mi rifaccio multiscale. Io gli risveglio su Donphan. Cazzo ci perdo qua. Addirittura penso di potergli spammare Ice Shard. Qua se non arriva Yudon arriva Thunder Punch. Si gode perché rimane bloccato su Thunder Punch. Crapo, gioca Slowbro. Che gli rimane? Landorus, Zapdos, Sceptile. Mi spieghi perché non dovrei tirare Ice Shard? Ti vengo dentro di Sceptile e memiamo. Sto godendo come un animale. Ti giuro. Ti giuro che sto godendo come un animale. Bravo, entra di Giraci. Non fai letteralmente la mia call per trombarti. Iron Head. Cos'è 60% di flinch? Non ho mai goduto così tanto in vita mia. Ragazzi, Brandon è perso. Sto bello, c'ho Ice Shard. C'ho una gran voglia di tirarti Ice Shard che non hai idea. Non ne hai proprio idea, però c'è ancora Giraci. Raga, Brandon completamente perso di fronte alla combo Donphan Wailord. Bravo. Con chi entra? Bravo, hai appena perso, considera. Minchia, allora, eravamo pronti, ma io non pensavo che l'avremmo annichilito. Bravo, adesso rimani in campo o cosa? Bravo, resta in campo. Ti faccio fuori pure Zapdos con Wailord. Bouncy Bubble dovrebbe essere kill. Mi ci segherei su una lotta del genere. Questa è la lotta migliore che abbiamo mai fatto. Ci siamo proprio presi gioco di Brandon. Siamo full vita, abbiamo preso dei danni. Qua, multiscale, puoi anche fare quadruplo crit, secondo me te lo reggo. Stupido. Via vittoria. Su questa stanotte mi... Su quel letto lì, su questo letto qui, su questa lotta, io stasera stacco la live. Sega. Devi giocare in Silver, devi giocare in Slowbro, perché fanno meglio. L'elefante!